Il 10 febbraio siamo partiti da Lipsia con il nostro mezzo preferito, il treno, uno tedesco e uno francese. Destinazione Francia, Strasburgo. Mesdames et messieurs, bienvenue à Strasbourg. Oui. La gare centrale. Guarda, va proprio giù dal centro alla fine questa cosa. Abbiamo preso il caffè e notare com'è completamente sostenibile. È tutto in carta praticamente, anche il coperchio che di solito è in plastica in Germania. Abbiamo letto qualcosa sulla stazione, in particolare mamma è la nostra storica francese, facciamo dire qualcosa a lei. Allora, la costruzione di questa stazione risale alla fine 800, infatti fu inaugurata nel 1883 ed era una stazione molto lussuosa, riscaldata, elettrificata e quindi molto moderna per l'epoca. Addirittura c'erano dei saloni riservati all'imperatore che quando doveva prendere il suo treno privato aveva delle sale apposite in cui soggiornare in attesa del treno. È una stazione molto bella, in stile neorinascimentale così. E l'unica cosa è che alcune cose non funzionano benissimo. Allora, innanzitutto i biglietti. Che biglietti fanno? Terribili, sembrano quelli vecchi di Sì, Trenitalia. da timbrare, sono Sì. identici, c'è il posto, l'ora. Dai ragazzi, modernizziamoci. E Vero? poi, per esempio, tanti negozi sono chiusi, però in generale ci sono pochi negozi, trovo, per essere una città così, per una Vero? stazione del genere. Non lo so. Così così. Adesso senza arrivare ai fasti di Lipsia, però è abbastanza piccola, è abbastanza vuota, un Sì, po' di negozi. triste per essere una città come Vero? Strasburgo. Qui ci sono i voti medi, il grado di soddisfazione per le varie cose, per esempio a livello di servizi, di commercio, negozi, 7,18. 8,27 la pulizia, Sì, su altre cose l'accesso. va meglio, tipo informazioni, Sì. accesso e... Diciamo che il voto globale è buono. Sì? Però secondo me, esempio sui servizi è il voto peggiore. Esatto, potrebbe Commercio. migliorare un po'. Sì. Per esempio che qui la macchinetta del caffè non funziona. C'è scritto che è in modalità risparmio energetico, però se io provo a far così non va. E qui alle macchinette hanno addirittura le Haribo piccanti, non le avevo ancora viste queste. Sì, andiamo. Cosa ne pensi allora di questo? Io questo non l'ho ancora visto, è un distributore di prodotti locali. La choucroute, che è un piatto tipico, formaggi, Vero, salami, prodotti tipici alsaziani. roba strana. Ovviamente i prezzi non proprio popolari, Eh beh, no, 23,50, beh, 6,95, però non l'avevo ancora visto 13,80. questo. Però che le quantità sono importanti, Sì, secondo me, no, per forza. sicuramente, per una persona, ma vabbè. Ci sta. Bizarre. Allora, oggi saremmo dovuti andare al Parlamento Europeo, ma qualcuno, Chissà chi. non E facciamo nomi, si è dimenticato la carta d'identità. E quindi quindi, andiamo niente. mercoledì. E quindi siamo venuti qua. Bonjour ragazzi, siamo di fronte alla cattedrale Notre-Dame di Strasburgo. Pensate che è stata costruita nel Medioevo, tra il 1100 e il 1440 all'incirca, con la sua guglia alta 142 metri. È stata la cattedrale più alta d'Europa prima che finissero la costruzione delle cattedrali di Ulm e Colonia. Ed è veramente bella, è gotica, come vedrete, richiama molto Notre-Dame de Paris. E volendo si può salire su, c'è il campanile. Ho visto qualcuno passare là sopra. Sì, si può salire lassù, ma io non ci metto piede, io mi rifiuto. Ed è veramente, veramente bello. Dentro c'è un rosone enorme, tutte le vetrate colorate, veramente la tipica cattedrale gotica, veramente splendida. Questa piazza è veramente bella con queste casettine alsaziane. Ah, questa roba qui è un po' pacchiana e fa un po' concorrenza a tutti quegli orsetti di Parigi. Allora, una delle attrazioni più famose di questa cattedrale è l'orologio astronomico. Risale circa al 1500, quindi al XVI secolo. Non funzionò fino, praticamente durante la rivoluzione si ruppe, diciamo così, e poi nel 1840 circa fu restaurato e quindi ripreso a funzionare. È molto particolare, ci sono due livelli di statue. Sopra c'è il Cristo e con delle statue che ogni ora gli sfilano intorno, lui le benedice tre volte. E sotto c'è la morte in mezzo e ogni quarto d'ora una fase della vita sfila davanti alla morte, quindi ci sarà l'infanzia, la giovinezza, l'età adulta, la vecchiaia. Lo Si rappresenta un po' del scorrere tempo. del tempo, la caducità della vita.
Io e Matteo abbiamo poi deciso di scalare la cattedrale. Voglio Matteo di andare? Sì. Il mio compagno d'avventura. Sì. Il figlio Matteo. Sì. Oramai è l'unico che mi accompagna per andare sopra. Direi che si sale da qua. Sì, I thought about it. I thought about it. So I took a picture of the 8,5 euro. Andiamo sopra. Andiamo. Indietro. Dai Matteo, fammi vedere che sei coraggioso. Senti, no, 186 metri. Come qua si vede già il primo livello. Allora Matteo, com'è salire? Faticoso? Io ho un po' paura. Hai un po' paura? Sì. Amore, abbiamo scalato la Torre Eiffel. Hai ragione. Questo è niente in confronto. Guarda che bel panorama che c'era qua sopra. Sì. Abbiamo fatto il primo livello. Siamo già 50 metri d'altezza almeno. Devo dire che si sale su benone. Andiamo. Ci sarà ancora. Devo dire che è abbastanza buio e ripido. Mi fa anche un po' paura. Matteo in effetti ha ragione, si sale a circa 66 metri in altezza attraverso 330 gradini. Non esiste ascensore e quindi si deve salire e tornare giù a piedi. Bisogna essere in buona forma fisica e non soffrire troppo di vertigini, anche perché a un certo punto ci si trova a 50 metri d'altezza con finestre aperte e devo dire che fa una certa impressione. Oh madonna santa, qui fa decisamente paura. Ma se si arriva in cima, lo spettacolo è notevole e ripaga di tutto lo sforzo fatto. Quella bimba lì è piccolissima e non sta facendo storia. Grande la bimba. No, perché non si rende conto del pericolo, probabilmente. Quindi la cattedrale, costruita nel 1439, era la più alta di tutto il Medioevo dell'epoca. Beh, si può decisamente ben dire, guardando quanto siamo in alto. È molto imponente anche questa ruota gigante. Vediamo quanti piani ho scalato. Il mio Apple Watch dice 11. Prima erano 0 quando sono partito. E qui si va fuori, Matte. Beh, però si è abbastanza lontano, riparato. Eccoci qua. Comunque casa nostra deve essere in questa direzione. Qua c'è il nord. Quella guglia che si vedeva, guarda quanto è alta adesso che ci siamo sopra. C'è ancora quel pezzo lì, ma non è tantissimo. No, se pensi non è tanto, però è tanto da qua fino a giù sotto. C'è tanto, sì, è vero. Se qualcuno cade è la fine. Ragazzi, siamo sulla cima delle cattedrale, è figo. Motto che riprende. Fate troppo cadere per terra. I bambini ti osservano, Matte, sai? Dicono cosa sta facendo quel bambino matto. Adesso vi passo il papà. Oh no, qualcuno purtroppo è stato qui. Allora ragazzi, questa cosa qua è davvero molto interessante. E qui dietro di me ci sono delle scritte che costituiscono una specie di album di pietra. E in pratica i visitatori che venivano qui ad ammirare il panorama potevano scrivere magari qualcosa in cambio di una piccola tassa, e questo costituisce una specie di reperto, perché la scritta più antica è datata 1552. Diciamo che questa pratica è durata ancora qualche centinaio di anni, e poi dal 1900 in poi si è passati ai libri cartacei per non rovinare, però hanno comunque un certo valore storico. Ma sì, alle volte scrivevano semplicemente il loro nome e non so, sono stati qui per far vedere che erano arrivati qua. Dei pellegrini, dei viaggiatori. Okay. E arrivano fino a sopra. Queste sono altre chiese molto alte. Per alcuni posti, per esempio, c'è quella di Colonia, Ulm, Vienna, Xante, che non l'ho mai sentito. Ma te pensa a fare questo lavoro, perché dici che hai paura dell'altezza? Ho poca. Direi che sport ne abbiamo fatto abbastanza oggi. Abbiamo digerito il pranzo. E dobbiamo anche scendere in fatto perché abbiamo il traghetto. Alle 3:15. Dai Matte, inizia la discesa. Si esce da questa carrota qui. Fatto. Bravissimo Matte, siamo andati in altissimo, sei contento? Sì. E adesso bravo, andiamo in traghetto. Dai Matte, fai vedere quello che hai comprato. Oggi apriremo la mini cattedrale.
Che senso ha? Allora, il chocolat in fondo. Merci beaucoup. Il chocolat? Adesso apriamo con molta cautela, che questa è costata 5 euro. Poi c'è anche un'altra che costava più su? 10 euro. 5 euro costata, però è molto bella. Bella, allora da dove si parte oggi? Da qua, dal pontile B. Fragile Ponton, scusate, faccio un po' di confusione. Sì. Il viaggio dura circa un'ora e un quarto, un'ora e dieci, un'ora e un quarto, gira tutta la città, tutti i quartieri principali. E siamo praticamente dentro la cattedrale. Esatto, e questo è infatti l'imbarcadero cattedrale. Proprio. Sono delle belle nuvole dall'altra parte, però sembra che stia tenendo il sole, cioè un bel sole. Speriamo che continui. Cosa compili, Vale? È una specie di sorteggio, di lotteria. Ovviamente devi rispondere a una domanda, cioè qual è il luogo più romantico per dire ti amo a Strasburgo per San Valentino. E se scelti game, casa nostra. E se vinci ti danno un premio durante la crociera. Ah sì? Bisogna consigliarlo subito? Sì, te li ritirano. E tu che posto hai messo per più romantico? Sulle Battora Mappa andando in croisiera. Vabbè, così vinci facile. È romantico, no? Ah, e per la cronaca non abbiamo vinto noi. Alcune informazioni sulla città. Strasburgo è stata parecchio contesa tra francesi e tedeschi per la sua posizione. È anche simbolo dell'Europa e non a caso vi è il Parlamento Europeo, vicino a cui peraltro siamo passati durante il tour. È attraversata dal fiume Il, con due L, che circonda il suo centro e si divide in cinque bracci nel bel quartiere Petite France. Nel periodo natalizio ospita inoltre un mercatino di Natale, molto famoso e considerato tra i più belli al mondo. In tutta la regione sono molto famose e tipiche le casette alsaziane, con muri di legno, a graticcio, e finestre a grate, con piante e tetti decorati. No, a parte tutto, ma il caffè è fatto a schermo di telefono. Ma perché? Era carino, dai, ci sta. Queste cose qua non le avevo mai viste. Sono in Francia, praticamente sono tipo delle manopole per scaldarsi per quando le mani, fa freddo, così non ti arriva il vento o la pioggia, non ti freddi le mani. Bello. Devo dire che i francesi ne sanno. Faccio pubblicamente un appello a mio marito. Il 14 febbraio è San Valentino ed è il mio nome. San Valentin, esatto. Come lo chiamano qua. Mi siate un regalino, dice la Galleria Lafayette. Certo, Vale, certo. Un pensiero, Valentino.